che ha suscitato sono un elemento di svolta importante, indietro non si può. Che volevo sottolineare con lei, perché lei parlava del vostro documento sul lavoro, questa è tutta la parte istituzionale, però lei ha messo l'accento su due cose, una è la speranza e l'altra l'ultima carta, erano le due cose che mi avevano colpito. La speranza secondo lei perché l'ha riaccesa? Perché ha legato, diciamo, all'entusiasmo, una voglia di fare che lo hanno reso protagonista anche sulla stampa internazionale, e questa è una carta positiva da giocare. E poi perché questa è l'ultima spiaggia, non è che questo governo comincia, tra sei mesi va in crisi e poi si va a votare, non è così, perché a quel punto saranno in campo altri protagonisti, e allora questo governo deve essere forte, autorevole, darsi un tragitto di 3 anni e fare le riforme strutturali che nel passato non siamo riusciti a fare. Una riforma al mese è credibile? Nel senso che il governo ne sforna una al mese, poi ci saranno i passaggi parlamentari che l'allungheranno un po', ma vuol dire che da qui alla fine dell'anno bisogna definire materie assolutamente decisive come quella della semplificazione. Il titolo quinto va messo a punto, perché con questa carta costituzionale a macchia di leopardo noi abbiamo un sacco di problemi. Guardi che l'altro giorno in commissione semplificazione che presiedo ho ricevuto i rappresentanti della Confetra, che è la federazione del trasporto, e mi hanno detto che per poter organizzare un trasporto eccezionale dal Friuli alla Sicilia, ogni regione ha bisogno di una tonnellata di carte per autorizzarlo. Quindi vuol dire che si parte dal Friuli, si arriva ai confini col Veneto, il camion dovrà essere formato. Oppure bisogna avere lungo tutto il percorso nazionale per fare un carico eccezionale in Germania, dove ci sono i Länder, non funziona così. Parte da Berlino e arriva a Monaco, ma non è che ci sono da fare 100 autorizzazioni a regione. Ecco, questo per dare l'esempio delle cose che non possono essere semplificate. Sul lavoro, cosa vi siete, il punto in comune che avete trovato tra lo Jobs Act di cui parlava Renzi e il vostro documento che avete presentato oggi? Ho presentato un documento che contiene il tema della staffetta generazionale, cioè come far entrare i giovani nel mercato del lavoro in cambio della fuoriuscita di quelli più anziani, attraverso dei meccanismi agevolativi che vanno dalle tematiche fiscali alla flessibilità a quant'altro. Però mi pare che su questo bisogna mettere anche delle risorse. L'indicazione che gli abbiamo dato è quella di una riforma fiscale che sia virtuosa, positiva, che introduca il principio dell'equità e che lo faccia andando senza scompaginare con patrimoniali violente i rapporti di forza che ci sono nel paese, ma anche senza far finta che le persone, il ceto ricco ha in mano la gran parte del patrimonio immobiliare e finanziario del paese, quindi non si può caricare sul 90% degli altri, che invece non sono così decisivi sulla formazione della ricchezza. Ultima domanda, vi ha chiesto opinioni riguardo alla squadra, oppure vi ha detto che cosa ha in mente quanto ai nomi e alle caselle da riempire, in particolare visto che avete parlato delle cose dell'economia che sono le più urgenti per il nostro paese, del Ministero dell'Economia avete parlato? Guardi, io gli ho detto, quindi abbiamo parlato nel senso che noi abbiamo detto che il governo deve essere un governo forte dal punto di vista politico, e ho aggiunto che la tecnica è una competenza importante, ma la politica è una competenza di sintesi, e quindi se dei tecnici ci si può e ci si deve avvalere, la competenza politica non si compra il mercato. La via 20 settembre volete un politico? Secondo me è opportuno che ci sia una scelta di natura politica, e ci sono delle competenze in giro che possono essere utilizzate. D'altro canto l'esperienza anche passata mi fa dire che quando la politica era un po' più seria di oggi le competenze erano politiche, poi utilizzavano i grandi servitori dello Stato, ma lo facevano. Nomi nulla? No, i nomi. No, si è ripromesso venerdì di fare
un giro di consultazioni con i gruppi. Però credo che i nomi siano una competenza sua, perché il governo Renzi, non è il governo Renzi più altri. Grazie, grazie a Bruno Tabacci, ti restituisco la linea, Alan. Bene, grazie, grazie alla nostra Safiria Leccese, grazie a Bruno Tabacci.